E dunque Germania-Argentina si ripete dopo circa 24 anni, dal 1990 la Germania batté l'Argentina e l'Argentina ha battuto in semifinale la Olanda e ai calci di rigore si era messa male per l'Argentina e sembrava che l'Olanda andando ai calci di rigore fosse avvantaggiata. Abbiamo parlato del portiere pararigori e non si spiega per quale motivo, non so se per un motivo di numero di sostituzione o per quale altro motivo, l'allenatore dell'Olanda non ha schierato il suo portiere pararigori. Questo lo approfondiremo domattina, ormai è tardi qui in Italia, anche se diciamo in Brasile si giocava verso le 6 sotto la pioggia, tra l'altro buona parte della gara. Meritata, non lo so se è meritata questa vittoria dell'Argentina, ma neanche l'Olanda la meritava questa vittoria, non la meritava nessuno. Si poteva andare direttamente ai rigori senza giocarla questa partita, una partita noiosa. Ci sono state un paio di occasioni, ma in 120 minuti. Messi, qualche piccolo spunto, Robben anche, insomma, poca Robben, ecco, possiamo dire per fare una battuta. E anche l'Argentina sta messi male, insomma, ecco, altre battute così, perdonate le battute per l'orario, anche per la stanchezza. Comunque, l'Argentina potrebbe vincere il suo terzo titolo mondiale, la Germania potrebbe raggiungerci a quarto. Che ti fare, Argentina o Germania? E a questo punto, personalmente, mi schiero sull'Argentina, anche se è sudamericana, per fare in modo che comunque la Germania non raggiunga l'Italia a 4 titoli vinti. Sono tutte, diciamo, certo Messi è fuori condizione, una partita giocata a scacchi, l'abbiamo detto e ridetto, ai rigori hanno sbagliato parecchio gli olandesi. Bisogna dire che il portiere dell'Argentina ne ha parati due di rigori, di cui insomma, anche difficili, insomma, non rigori fasulli tirati male, rigori tirati discretamente e comunque parati con dei due buoni guizzi, molto concentrato. Esplode la gioia degli argentini, la Germania gode. La Germania gode perché l'Argentina ha giocato 120 minuti sotto la pioggia, si è stancata. Ci sono stati un calciatore dell'Argentina uscito con il braccio mezzo rotto, un altro con il labbro spaccato, con la mascella con un colpo di testa. È stata una partita dura. L'Olanda non ha regalato niente, l'Argentina neanche. Si è giocata a catenaccio, insomma, poco spettacolo, poca roba. E quindi la Germania gode perché troverà davanti a sé una squadra un po' messa male, ecco, messi male, stanno un po' messi male. L'Argentina a livello fisico, di stanchezza, abbiamo detto Di Maria infortunato, insomma, io vedo favorita a questo punto la Germania. Vedo al Maracanã si giocherà la finale, mentre per il terzo e quarto poi ha un giorno di vantaggio, di riposo la Germania, che non è poco, ha giocato meno minuti, insomma, vedo la Germania favorita, però attenzione. Dice Messi e bla bla bla. Per quanto riguarda il terzo e quarto posto, Brasile-Olanda, a questo punto il Brasile deve riscattare assolutamente il 7-1 subito dalla Germania e deve vincere a tutti i costi. L'Olanda va lì giusto per onorare la cronaca e la propria maglia, però insomma una partita non così fondamentale, terzo e quarto posto, però è sempre una posizione in più e soprattutto per il Brasile è importante, forse per l'Olanda un pochino meno. Abbiamo detto un po' tutto, quindi si sta per chiudere quello che è questo campionato del mondo, Argentina, Germania-Argentina o Argentina-Germania come preferite, è una finale che comunque era data papabile, non una di quelle diciamo difficili da indovinare, certo forse con il Brasile fuori, e andiamo a vedere più tardi qual è la quota esatta che dava la SNAI, gli altri bookmakers, in riferimento a questa finale, per curiosità. Messi non ha segnato, reti inviolate oggi, 0-0 la partita, rimane Rodriguez in testa se non erro, la classifica dei cannonieri, ma andiamo a controllare anche dopo il 7-1, non abbiamo neanche avuto il tempo, siamo rimasti frastornati dopo il 7-1 della Germania per vedere Müller a quanto sta nella classifica dei cannonieri, pubblicheremo un video proprio sulla classifica dei cannonieri. Questo è quanto, quindi non ci rimane che goderci quest'ultima più che altro partita, la finalissima, che si giocherà il 13 luglio, domenica prossima. Alle ore 21, credo, in diretta sempre su Rai 1, tra Germania e Argentina. Ciao a tutti.